I fedeli sono radunati dinanzi alla porta principale dell'ospedale. Ha inizio la processione dei concelebranti. Partendo dalla cappella, giungono all'ingresso del frangipane. E qui il pastore della diocesi ariano-lacedonia, Monsignor Sergio Melillo, apre la porta santa della misericordia. Il Santo Padre Francesco ha aperto il giubileo straordinario che dischiude per tutti noi e per l'intera umanità la porta della misericordia di Dio. In comunione con la Chiesa universale, questa celebrazione inaugura solennemente in questo luogo di solidarietà, di speranza, di guarigione, l'anno santo. Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono. Alleluia, gli ammalati, i camici bianchi, i vertici dell'ASL Avellinese e dell'azienda ospedaliera si sono radunati per la celebrazione eucaristica. Siamo onorati che l'ospedale sia stato scelto quale luogo giubilare, dichiara il commissario straordinario Mario Ferrante, ed aggiunge: è stata una grande intuizione per dare un sostegno di fede ai pazienti.